In questa presentazione vedremo le fasi principali e alcuni risultati che hanno portato lo studio idrologico ormai quasi alla ultimazione. Come vedete, l'obiettivo finale è la verifica di compatibilità del piano con le condizioni idrologiche e idrauliche del territorio. E abbiamo lavorato su due fasi principali, la prima conclusa, in cui l'obiettivo era duplice: disporre la documentazione necessaria per avviare la procedura di aggiornamento, il file è già stato aggiornato, comunque abbiamo anticipato i relatori che mi hanno preceduto, e poi effettuare le analisi e approfondimenti necessari, come vedete, per fornire un quadro globale conoscitivo in merito ai fattori di pericolosità idraulica del territorio. La seconda fase è più operativa, consiste nella presentazione della documentazione per ottenere il parere regionale, quindi attraverso la relazione idraulica, tavole di sintesi e norme di piano. È un lavoro certamente conoscitivo ma anche propositivo. I principali aspetti propositivi li vedete elencati, oltre all'aggiornamento del PAIL, che non è stata una cosa semplice, come vedremo dopo, cioè la classificazione della zona di attenzione. Ha proposto anche la zonizzazione di tutte le produzioni di territorio fuori, cioè quelle non ricadenti sotto PAIL. E poi la proposta di adottare il nuovo PRG, si è già accennato, delle norme con invarianze idrauliche. Non siamo la prima regione ritornata a farlo, non è il primo comune. La regione Lombardia è partita nel 2001, la regione Emilia Romagna è lo stesso, i primi anni 2000, la regione Veneto ormai da parecchi anni che si parla in materia. Quindi c'è parso opportuno, vedete, come fondamento principale, individuare una serie di linee guida atte alla riduzione del rischio idraulico. Chiaramente parliamo del territorio comunale, in modo da costituire un utile riferimento pratico, in maniera che sia anche di facile applicazione, per l'implementazione di misure compensative volte al non aggravio di una situazione che a tutt'oggi vede il nostro territorio soggetto a una notevole compromissione ambientale. Alcuni concetti, così, prima di calarci nella realtà comunale. L'urban flooding, gli allagamenti in ambiti urbani, ormai sono in questi ultimi anni sempre più sentiti. Enti di ricerca, faccio parte dell'Università di Udine, Stati nazionali, Unione Europea, istituzioni non governative, si sono sempre maggiormente focalizzati. Ne è testimonianza cosa? A parte le pubblicazioni scientifiche, ma sistemi esperti, siti web, l'analisi, previsione, allerta in tempo reale di problemi e la gestione, chiaramente. Quando ero a Singapore nel 2004, uno dei primi grossi convegni di Hydro Informatics, ci hanno presentato gli FNET, messo appunto da quello che oggi è il Delta RES, cioè il Global Flood Alert System. Poi c'è quello della NASA, chiaramente, e a scala più locale possiamo avere delle indicazioni. Ce ne sono tantissimi. European Flood Alert, l'Amico, che ormai è operativo per il fiume Bacchiglione, abbastanza recente. Un paio di settimane fa è stato rilasciato questo Aqueduct, che è un Global Flood Analyzer, abbastanza utile per avere anche delle indicazioni sui danni in funzione di alcuni scenari di cambiamento climatico e sviluppo socio-economico. E non ultimi, tutta una serie di progetti europei, che i cui call stanno uscendo adesso, sono in fase di missione, Central Europe, Pine Space, Internet Ladron, l'Urba, che hanno tra gli assi prioritari la tutela dell'ambiente, ma se si va a vedere poi le linee anche le problematiche relative all'allagamento in ambito urbano. Faccio vedere solo questo è carino come interfaccia, come web GIS, che permette a livello di stato di andare a vedere, vedete, i rischi delle piene previsti in funzione di scenari ABC, come dicevo prima, cambiamento climatico e sviluppo socio-economico, in termini proprio monetari, in funzione anche del tempo di ritorno, qui c'è un cursore che si può variare, cui si pensa siano associate le opere da 10 anni, 20 fino a 500 anni, voi avete le curve che si aggiornano con i danni relativi alle aree urbane, le influenze sulla ricrescita del PIL, il GDP, il Gross Domestic Product e la popolazione affetta, quindi in termini di quantità di individui. Chiaramente i modelli sono un bell'aspetto, sono dei colori, poi devono essere implementati nella realtà
e si parte dalle linee guida. Queste sono tutte pubblicazioni molto recenti, per esempio la Banca Mondiale, un documento di circa 700 pagine per credere con questi aspetti, e a livello italiano l'ISPRA, molto attivo, anche questo è un documento molto recente sull'ambiente urbano. Quindi in questo spirito che questo studio ha voluto sia essere un'analisi, costruire un'analisi delle conoscenze pregresse, in particolar modo poi sul territorio comunale, quindi parlo dello studio delle rocce, parlo delle varie modellistiche numeriche che ha preceduto, ce ne sono tanti modelli bidimensionali, ecodinamici già effettuati, i piani generali delle fognature, per poi arrivare a proporre anche analisi nuove, tipo l'analisi idrologica della parte nord, analisi dettagliata del funzionamento della rete fognaria, anche qui ci sono parecchie problematiche, analisi del pile e della direttiva d'uvio. Queste analisi sono state effettuate grazie anche all'implementazione di alcuni nuovi modelli. Un idrologico idraulico distribuito, zona nord, quello per quanto riguarda le rete fognarie, in particolare il destro Nocello, e uno idrodinamico e volumi finiti, 2D. Solo due slide sulla modellistica, ma tanto per introdurre ai neofiti quello che è l'obiettivo della modellistica idrologica, cioè la determinazione a partire da una precipitazione che può essere storica o sintetica, cioè relativa a un dato tempo del ritorno. In base a questa, questa pioggia entra nel mio bacino, la mia zona di interesse, che io schematizzo con un modello più sofisticato o meno, per arrivare all'idrogramma di piena in una certa sezione. L'idrogramma di piena è la portata in funzione del tempo. La modellistica idraulica invece prende questi idrogrammi, li propaga nella rete, pensate ai sistemi fluviali, non c'è una duna, l'idenza, quindi queste sono tante sezioni fluviali, in testa abbiamo quegli idrogrammi di piena, fino ad arrivare a avere la visualizzazione della propagazione, anche in temporale, volendo, di un certo evento. Poi ci sono i modelli misti, che suddividono il territorio in celle, e in queste celle si fa piovere, come un idrogramma, per esempio, storico di progetto, la cella opera una trasformazione locale flussi di flussi, quindi abbiamo una parte di precipitazione che si infiltra, una parte il rainfall excess, cioè quello che rimane, che costituisce il scioglimento superficiale. Questo ci è servito per avere un'idea sui deflussi superficiali, sulla distinzione in bacini nella parte nord, dove non si ha una rete idrografica ben definita, e soprattutto per arrivare ad individuare i punti di emissione, di drenaggio delle acque, che in alcune situazioni creano disagio al traffico sulla strada Montebana, in particolare anche in via Maestra Vecchia. Per quanto riguarda la parte centrale del territorio, siamo partiti con l'analisi di alcuni studi precedenti, in particolare quello di Seriani, e vedendo queste slide che mostrano l'evoluzione delle rocce nel tempo, è veramente impressionante, soprattutto l'ultimo step, quello che fa vedere che dopo l'epoca di grande trasformazione degli anni 50 e 60, molte rocce sono state intubate. Quindi la domanda era questa, ma visto che nella città esiste anche un sistema fognario di drenaggio, è possibile che esistano delle interconnessioni con le rocce? Quindi per avere delle idee sul comportamento quali quantitativo dei sistemi drenaggio. Questo ha scaturito tutto uno studio ben approfondito, direi, per vedere se, punto 1, ci fossero eventuali interconnessioni col sistema delle rocce, per valutare con campagne di misura, quindi vedendo cosa succede dentro, sotto terra, dentro le tubazioni, il comportamento idraulico. Ci siamo focalizzati sulla rete come le vette di fognatura allacciata al depuratore pulito, per realizzare un nuovo modello di simulazione che servisse poi anche per vedere eventuali insufficienze della rete fognaria, per arrivare anche alla classificazione delle zone di, come si dice, primi territori che non sono soggette a pile. Ora, la realizzazione di modello fognario di una città è praticamente complessa, in particolare quando alcune tubazioni sono vecchie più di 100 anni, non si conosce bene il sistema nei dettagli, per cui ci sono
consultato tutta una serie di faldoni vecchi della progettazione e dell'esecuzione dello stato di fatto della rete, qualche rilievo è stato fatto ad hoc, sono state individuate delle porzioni, noi chiamiamo di sottobacini principali della rete che poi confluisce e porta le acque dal portatore Bolida, e dentro questi bacini i conduttori principali, che noi chiamiamo dorsali. Questi che vedete in blu sono tutti quelli che sono stati modellati, e con un altro modello idrologico, idraulico, siamo pervenuti alla realizzazione di questa simulazione del comportamento della rete. Ora, qua vedete come funziona un modello di simulazione di un sistema a rete, ben diverso da quello visto prima. Cioè, qui abbiamo una serie di sottobacini dove ognuno è drenato, per così dire, da una rete di collettori. Per ogni sottobacino viene effettuata un'ulteriore suddivisione, microbacinizzazione, in maniera tale che abbiamo piccoli bacinetti che insistono sui pozzetti della rete, quelli che vedete sulle strade, e per questo micro bacino generico noi effettuiamo una trasformazione pioggia portata. Ecco il modello idrologico, in questo caso micro. Queste portate di piena, vi ricordate la slide precedente, vengono inserite nei pozzetti della rete drenata. Quindi ogni pozzettino della nostra rete avrà un contributo che gli deriva dal bacino sotteso. Quindi la modellazione della rete in sostanza vuol dire modellare il processo di trasformazione flussi dei flussi a scala micro, modellare tutti i pozzetti, perlomeno quelli rilevati, e i collettori. Queste sono le dimensioni. Prima si diceva i modelli. Che affidabilità hanno i modelli? Dipende. Dipende dalla conoscenza del sistema. Se io conosco bene il sistema, mi aspetto che il modello risponda bene, ma non è sufficiente. Anche se lo conosco molto bene, non è detto che il modello risponda bene. Allora cosa si deve fare o si dovrebbe fare? Il problema è che è un'operazione che costa. Dovrei monitorare il sistema, misurare, in questo caso, portate, livelli e piogge, in maniera tale da dire, guarda, io questo è quello che misuro, e quello che misuro ritengo sia vero, almeno dell'errore strumentale. Confronto i risultati del modello, dove sparo dentro le stesse piogge misurate, con le misure. Se il confronto è vero, il modello ci chiappa, altrimenti il modello deve essere calibrato, cioè bisogna agire sui parametri fondamentali di taratura, come si dice, in maniera tale da avere un modello che riproduce la realtà. Questo è molto importante. E questo è quello che è stato fatto. Quindi con una ventina di punti di misura monitorati per 5-6 mesi, quindi vuol dire per le tubazioni, vedete qui sotto si vede appena la scarpetta che è un misuratore Doppler delle particelle in sospensione, vi danno la velocità, vi danno con un sensore di pressione il livello, area velocity si chiama, per cui permette di determinare la portata. Questo in tempo asciutto e in tempo di pioggia. E quindi pioggia vuol dire che bisogna monitorare con dei pluviometri la precipitazione. Vedete gli etogrammi che si accennava nella slide precedente, che sono quindi i segnali di precipitazione misurati però a questo punto. Quindi come si fa il confronto, come si effettua la taratura? Questo per esempio è uno dei sottobacini che si vedeva prima, chiuso da alcuni strumenti. Io in verde ho le misure, in rosso ho il calcolo, l'output modellistico. Se questo torna, allora è chiaro che il modello, come si diceva prima, ci prende, altrimenti si devono effettuare delle correzioni. A fronte della taratura, questi sono i risultati ottenuti. Se il modello comunque è costruito bene, tipicamente riesce a riprodurre la fase e anche con un certo margine di errore le portate di picco. Qui si è innescato un altro aspetto, non tanto quantitativo ma qualitativo, che crea grossi problemi poi per il funzionamento degli impianti e soprattutto ha un grosso impatto sui corpi idrici ricettori. Vediamo il comportamento in tempo secco della rete. Vedete che in tempo secco le portate che dovrebbero essere quasi zero, cioè dovrebbero essere quelle nere, non sono così. In certi collettori, in certe zone di rete, sono molto elevate, sono anche 10 volte la portata nera in tempo secco.
Noi chiamiamo in questo caso queste acque che si infiltrano nelle tubazioni, che non dovrebbero esserci, acque parassite. Quindi indirettamente la campagna di misure anche fornito una serie di indicatori relativamente alla distribuzione spaziale, talvolta anche temporale, di queste acque parassite. Quello che è stato fatto quindi è una mappa sui vari punti di misura di rapporti tra le acque nere, qui è stata fatta tutta un'analisi sulle distribuzioni dei residenti, sulle fatturazioni dell'acqua caricate sui collettori, per cui l'acqua nera che io mi attendo transiti su quella sezione di chiusura del collettore e le acque invece misurate di tempo asciutto. Come vedete, per esempio al depuratore avete 556, 395, 556 a fronte di un 93 litri secondo, rapporto circa 6. Chi conosce bene il funzionamento dei sfioratori e il loro impatto nell'ambiente sa che questo vuol dire che anche il tempo asciutto lo stiamo sfiorando. Questo comporta revoche di autorizzazione allo scarico, infrazioni comunitarie e via dicendo. La valutazione delle acque parassite quindi, che è un problema, ripeto, più quantitativo, qualitativo, scusate, che quantitativo, si traduce in una mappa di criticità con l'espressione dei coefficienti idrometrici, litri secondo ettaro. È chiaro che a livello quantitativo il modello mi può dire, per esempio, come si comporta una certa dorsale, vediamo il canale di Gronda, quello principale, a fronte di eventi meteorici, storici o di progetto. In questo caso abbiamo l'evento di 20 anni con la dorsale principale e in questo caso col cancello rigurgitato, che vuol dire possibilità di riempimento totale dei collettori. La parte centro-meridionale, cioè quella soggetta a pile. Più volte si è detto che esisteva una prestazione di attenzione, come già affermato i relatori precedenti, quindi ci siamo trovati all'inizio dello studio con questa variante, il primo progetto di variante PAI 2012, con una certa numerosità di zone di attenzione. Quindi il problema era questo, come classificare le zone di attenzione. Per fare questo è stato un processo condiviso, come diceva prima Gino Paranello, con l'amministrazione regionale. Abbiamo utilizzato le nuove mappe, allora in bozza, dicembre 2013, delle collegate alla direttiva alluvioni per utilizzare i livelli modellistici, diciamo, collegati alle mappe della direttiva alluvioni per arrivare a classificare all'interno della zona di attenzione, per dare nome e cognome, come diceva Gian Baruffi, P1, P2 o eventualmente P3. Ci siamo però accorti di un problema. In alcune zone, qui farò vedere solo l'esempio del interporto Sentingrosso, c'erano delle conclusioni a nostro parere erronee. Vediamo quindi l'esempio, vediamo anche come è stato affrontato questo problema. Questa è la tavola prima dell'aggiornamento. Quindi vedete per esempio il verde P1, giallo P2, arancione P3. Beige è un layer che è stato aggiunto al progetto di prima variante, tutto quello che è beige sono zone di attenzione. E l'autorità di bacino diceva classificatele voi quando dovete realizzare i nuovi piani regolatori, in fase di realizzazione dei piani regolatori. Vedete che queste sono le mappe della direttiva alluvioni, sono quelle che potete scaricare adesso, Pordenone Ovest, Pordenone Est, ricadiamo sul centro in grosso, lo prendiamo come esempio, e ci siamo trovati nella condizione che anche le nuove mappe della direttiva alluvioni contenevano alcuni errori. In questo caso qui c'è il rilevato attualmente, per cui non può andarci l'acqua sopra. Se quindi avessimo adottato questo criterio, che vuol dire allora, i colori falsati, verde P1, azzurro area fluviale, P2 giallino, zone di attenzione, noi ci saremmo trovati in questa condizione, sarebbe rimasto il P2 e si sarebbero aggiunte altre fasce P2 sopra il rilevato. La decisione di realizzare un modello dinamico ex novo, un po' più dettagliato, quindi con mesh più fitta in termini tecnici, ha permesso di evidenziare come effettivamente l'acqua non sale sopra il rilevato
e quindi ha permesso di proporre una classificazione delle zone di attenzione più accurata. Questa è la tavola aggiornata, la potete scaricare, quindi già approvata con decreto segretariale dell'11 febbraio, in cui vedete che effettivamente qui è stata tolta la fascia P2 gialla. Stesso processo è stato effettuato anche in centro, dove per esempio le mappe davano parte di Piazza della Motta che erano sotto l'acqua, quindi abbiamo eliminato parte di quei problemi. Ci tengo però a dire questo, questa è la porzione modellata, modellata ex novo, ma in cui non si è inventato nulla, cioè proprio per volontà ci siamo agganciati alle condizioni al contorno date dalla dottoressa di vaccino. Quindi non abbiamo simulato tutto il sistema fluviale, ci siamo limitati al territorio comunale, per cui a monte, diciamo al ponte Meduna, e a valle, praticamente poco dopo la confluenza non c'era Meduna, abbiamo preso le condizioni al contorno derivanti dal calcolo effettuato con i modelli utilizzati per le mappe della direttiva d'avvio. Questa è la cornice di riferimento. I dati che si dicevano prima quindi tornano nel modello delle prime alluvioni e vengono riprodotti chiaramente anche in questo modellistico. Vabbè, queste sono le zone che faceva vedere prima anche Daniele Favanello. Il laser ha permesso di determinare la mesh di calcolo, come si dice, che ha circa 500.000 elementi, quindi il modello gira in 5 giorni attualmente per simulare 30 ore reali. Allora, sul computer chiaramente ha 8 processori. Le condizioni a contorno, quindi blu, sono i livelli, monte, valle. Blu qui sono le portate, monte, rosso, valle. Queste sono, questa è la cornice, come dicevo. Se queste cambiano, chiaramente cambiano anche i risultati. Tutte le ipotesi che ci sono qua sono state elencate dal Regent Barruffi. Quindi vedete anche che la sovrapposizione con i risultati della direttiva alluvione è abbastanza fedele, chiaramente, perché ci siamo messi nelle stesse condizioni. Vedete che qui queste righe azzurre sono quello che prevede il modello della direttiva alluvione. Fase di sintesi, tavole. Le tavole che sono in fase ormai di ultimazione si dividono in due, potremmo dire, gruppi. Primo, sono tavole che indicano nella parte centro-meridionale del territorio la classificazione nuova del PAE, cioè della tavola che abbiamo visto aggiornata, nella parte rimanente, quella non soggetta a PAE, una proposta di classificazione di sofferenza idraulica che abbiamo chiamato blu, assente, bassa, verde, arancione, scuro, media, rosso, notevole. Le tavole dettagliate a 5.000, quindi questa è la tavola 3, zona centrale, poi abbiamo le 4 e la 5, chiudono il primo gruppo. Il secondo gruppo è una proposta, la tavola 6, quella relativa alle zone variabili, che deriva proprio dalla simulazione condotta con un modello che si diceva prima, agganciato alle condizioni al contorno relative alla direttiva dell'unione. Ultimo, in varianza idraulica, se ne è già parlato, dicevo che non è una regione più rigida, ormai visti i problemi relativi agli allenamenti e alle aree urbane, la filosofia è quella di dire, vedete, col progresso, con l'urbanizzazione siamo arrivati a una fase 3, cerchiamo di mantenere queste portate al colmo e di non incrementarle a fronte di nuovi interventi. Questo vuol dire cercare di realizzare tutta una serie di linee guida che incentivino alla realizzazione di misure compensative, quindi individuiamo nella parte alta del territorio comunale come misure di infiltrazione, visto che è possibile, via via che scendiamo, quindi aumentiamo la criticità idraulica, la sofferenza idraulica delle zone comunali, dovremo portarci più sulla realizzazione di invasi. Vasche in prima pioggia per il controllo dell'inquinamento, vasche in prima pioggia e buona proprio la combinazione del PIE. Cosa vuol dire questo? Se io faccio un intervento e la mia portata attuale, diciamo più o meno di picco è questa,
sarebbe incrementato fino a questo valore di picco blu con le vasche, in particolare quelle prima pioggia, che sono quelle più piccoline, controllo la parte di inquinamento. Con quelle di laminazione, lamino la piena, quello che in piccolo fa, in grande fa la diga di Lavelis, dovrei arrivare a attenuare il picco di profatto. Quindi restituendo alla fine un idrogramma laminato che mi permette di mantenere, cercare di mantenere invariato la portata di picco. Chiaramente questo ha anche effetti benefici ambientali, perché la laminella, soprattutto con la vasca di prima pioggia, riesco a ottenere la frazione integrante.